La pandemia oggi in Italia continua la lenta crescita dei nuovi contagi, oggi 7.230 con oltre 200.000 tamponi effettuati, sostanzialmente stabile la pressione sui reparti ospedalieri con le terapie intensive che contano 268 pazienti Covid, in totale 27 le vittime nelle ultime 24 ore, in leggero aumento anche il tasso di positività oggi al 3,4%. A proposito di dati sulla pandemia, nell'ultima settimana i contagi crescono meno velocemente dei ricoveri. A segnalarlo un monitoraggio di Gimbe, mentre la campagna vaccinale raggiunge un nuovo traguardo, 70 milioni le dosi fin qui somministrate. Allora, per Damiani D'Agata sentiamo il suo servizio e poi con Iari Pilati la storia dell'edicolante morta di Covid e non vaccinata in uno dei paesi dell'Odigiano, simbolo della prima ondata. Nell'ultima settimana i casi stanno continuando a salire, ma questa salita sta avvenendo appunto in questi ultimi sette giorni in maniera meno rapida. I dati della giornata segnalano un ulteriore aumento. Quelli dell'ultima settimana inducono gli esperti a maggior ottimismo. È il monitoraggio della Fondazione Gimbe a parlare di una tendenza, il rallentamento nell'incremento dei nuovi casi. La metà ha meno di 30 anni e per lo più non è vaccinata. Ad allarmare chi studia le curve è però l'aumento dei ricoverati in area medica e terapia intensiva, con una crescita del 36%. Questo porta a spingere ulteriormente sulla necessità di vaccinare. 70 milioni e 300 mila dosi totali somministrate, una tappa importante che permette di guardare avanti verso l'autunno, quando si potrebbe raggiungere il traguardo dell'immunità di gregge. Ad oggi il 62% della popolazione vaccinabile ha completato il ciclo, 33 milioni e 600 mila persone. Sono 2,7 milioni le persone con più di 60 anni che non hanno ancora una completa protezione con il ciclo vaccinale. Una popolazione di indecisi, difficile da raggiungere e fragile davanti alla pandemia.